Una new entry a Friedrichshafen lungamente attesa. Dieseljet, produttrice di motori. Ne parliamo con il presidente Roberto Venturi. Noi abbiamo acquisito come Metatron, che è un'azienda che si occupa dell'automotive, la Dieseljet alcuni anni fa, e questo è l'ultimo motore nato di derivazione auto che abbiamo intenzione di certificare a breve, anche se non è necessario, però giusto per avere un vantaggio competitivo rispetto alla concorrenza. Il nostro core business però, come dice anche il nome della nostra azienda, è il motore diesel, sempre di derivazione automotive. Ha già fatto oltre 20.000 ore di volo, è in fase di certificazione e abbiamo recentemente fatto un accordo con Lycoming per la distribuzione di questo motore negli Stati Uniti. Il prodotto diesel di punta attualmente è il 2 litri 16 valvole. Sono motori di derivazione automotive che vengono da noi trasformati per l'impiego aeronautico, in particolare agendo sulla sovralimentazione e soprattutto sul controllo elettronico dell'iniezione. Il motore diesel è 8 valvole, è già certificato, il suo diciamo, successore 16 valvole è in certificazione. Il prodotto diesel è oggi abbastanza maturo in quanto già da parecchio tempo vola su velivoli di diversa tipologia. È un prodotto da 215 cavalli, ha una altitudine di ristabilimento critica di 3.000 metri e può volare in tutta sicurezza fino a 30.000 piedi, quindi 10.000 metri di quota. È già impiegato su vari velivoli, tutti sul punto di entrare in produzione. L'ultimo nato della famiglia è un motore ad accensione comandata, quindi un motore alimentato a benzina, inizialmente destinato all'impiego su light sport aircraft e successivamente sarà certificato anche per l'aviazione generale. Possiamo divulgare la collaborazione con Lycoming, leader mondiale nel campo dei motori a pistoni per aviazione, al quale forniamo soprattutto, oltre alla fornitura di kit e di componenti del motore diesel, anche supporto ingegneristico e sviluppo nuovi prodotti.